Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, benvenuti, buongiorno, benvenuti a casa Rossini, il nostro programma in diretta che ormai dovreste aver imparato a conoscere e a ritrovare sulle nostre frequenze ogni lunedì, mercoledì e venerdì in diretta dalle 10 alle 11:15 e poi programmazione live permettendo naturalmente negli orari delle nostre repliche alle 16 del pomeriggio, alle 22 della sera del giorno stesso, alle 15:30 del giorno dopo. E poi appunto la domenica pomeriggio con una lunga maratona che può lasciare il passo a volte a qualche programmazione in diretta, ma di solito invece avete la possibilità di rivederci. Ma siamo qua venerdì in diretta 351-708-9977, il nostro contatto WhatsApp casarossini@rossinitv.it per mettervi in contatto direttamente con noi e perché no con i nostri ospiti e magari, come abbiamo fatto ormai da qualche settimana, forse qualche mese, rispondere al sondaggio del giorno. Ovviamente è un sondaggio sempre molto scherzoso che noi proponiamo sia attraverso la nostra diretta che attraverso i nostri social, per cui potete andare anche sui social a determinare la vostra scelta, la vostra risposta. Quello di oggi è particolarmente faceto, se vogliamo, ed è la scelta tra acqua naturale o acqua gassata oppure frizzante, decidete voi. Insomma, voi quando siete a tavola, che scelta fate? Per quale tipologia di acqua optate? Questo è quello che oggi vi chiediamo e quello che ci aspettiamo, voi ci rispondiate. Poi daremo più tardi gli esiti di questa nostra proposta quotidiana. E oggi è il 5 marzo, 64esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 301 giorni alla fine dell'anno. Ricordiamo che ieri era il compleanno di Lucio Dalla, oggi sarebbe stato il compleanno di Lucio Battisti. Invece, secondo Personology, è il giorno di inferno e paradiso. Tra l'altro, giorno vedrete con il nostro primo ospite che qualcosa ha a che fare. Non è nessuna giornata in particolare, ma la Chiesa Cattolica celebra San Teofilo di Cesarea Marittima. Siamo nell'anno 195, è stato un vescovo romano, il terzo vescovo di Cesarea Marittima intorno al 189. Questa fu una città portuale fondata da Erode il Grande tra il 25 e il 13 a.C. sulla costa mediterranea nel regno di Giudea sotto il protettorato romano. Oggi si tratta del territorio di Israele, ci sono degli scavi, sono stati trovati i resti di quell'antica città che è diventata un polo di attrazione per il turismo verso quei luoghi. L'evento storico scelto per il 5 marzo 1876 esce il primo numero del quotidiano Il Corriere della Sera. Il primo numero venne annunciato dagli strilloni in Piazza della Scala alle 21 di domenica 5 marzo 1876. Ed era datato 5 e 6 marzo. La doppia data consentiva la validità del giornale per il pomeriggio del primo giorno e la mattina del giorno seguente. Ecco perché, tra l'altro, si chiama Corriere della Sera. Per il lancio venne scelta la prima domenica di Quaresima. Tradizionalmente in quel giorno i giornali milanesi non uscivano, per cui hanno approfittato e hanno riempito questo vuoto. Ha sfruttato l'assenza di concorrenza, però, per non essere accusato di aver fatto troppo il furbo, il ricavato di questo primo numero è stato devoluto interamente in beneficenza. Quattro fogli stampati in 3.000 copie, ognuno al costo di 5 centesimi, 7 centesimi fuori Milano, perché bisognava anche portarlo. Il nuovo giornale era nato da una iniziativa di direttore e editore della Lombardia, Eugenio Torelli Violier. Era il direttore Riccardo Pavesi, l'editore. Come sede fu scelta la centralissima galleria Vittorio Emanuele. Tutto il giornale era raccolto in due stanze, fatto da tre redattori, oltre al direttore, da quattro operai. L'editoriale iniziava dicendo: "Pubblico, vogliamo parlarti chiaro, in 17 anni di regime libero tu hai imparato di molte cose, ormai non ti lasci gabbare dalle frasi, sai leggere fra le righe. Conosci il valore delle gonfie dichiarazioni e delle declamazioni solenni di altri tempi, la tua educazione politica è matura." Era il 1876. Il pensiero del giorno: può darsi che siate voi la persona più interessante che abbiate mai incontrato nella vita. A questo punto, dopo aver ringraziato per lo studio, ma lo studio lo vedremo dopo, Gulliver e Tiziano Donzelli, andiamo con il primo ospite col quale ci colleghiamo online in diretta Skype. Buongiorno al sindaco di Gradara, Filippo Gasperi. Buongiorno Filippo. Buongiorno Paolo. Allora, il sindaco di Gradara è collegato online perché si trova in
autoquarantena precauzionale volontaria, giusto? In autoisolamento, sì, mia madre è positiva, io non sono tra i contatti stretti, stranamente, come buon figlio non vado a trovarla da un po' di tempo, però per sicurezza siamo rimasti comunque chiusi in casa. Tra l'altro c'è una donna e due bambini qua che dicono di essere mia moglie e i miei figli, io non li ho mai visti, però mi fido, insomma. Finalmente ti godono in presenza loro, noi online, ma loro finalmente ti godono in presenza perché immagino Poi che sotto da forza ce quando n'è sei qualche uno, sindaco. però fateci caso. Esatto. Allora, tra l'altro questa cosa ci dà la possibilità di ricordare che il territorio di Gradara in questo momento non sta passando un bel momento, ci sono un po' troppi contagiati, giusto? Esatto, siamo poco sotto i 60 positivi. Per 900 abitanti significa una percentuale un po' alta, anzi la più alta tra i comuni del distretto di Pesaro. Stiamo facendo gli appelli su Facebook per cercare, insomma, di sensibilizzare le persone a mantenere alta l'attenzione rispetto delle norme anti-Covid, per cercare, insomma, di bloccare questa crescita, questo impennamento che c'è stato nelle ultime due settimane, insomma. Speriamo, dai, di non peggiorare e che le persone, anzi, approfitto di questo spazio, Paolo, che mi dai per fare un ulteriore messaggio alle persone di Gradara che ci sentono, per far presente loro quanto sia importante ancora di più stare attenti, evitare assembramenti o anche quelle occasioni, insomma, che capisco che abbiamo tutti voglia di rivedere amici, conoscenti, però cerchiamo di, almeno per 2 settimane, di limitare al possibile i contatti, quelli proprio strettamente ne necessari, quindi fare la spesa, farmacia, lavoro e sempre, sempre con la mascherina. Bene, siamo contenti di aver dato amplificazione a questo appello del sindaco di Gradara perché effettivamente sono momenti delicati nei quali da una parte si cerca di contenere appunto questa evidente ascesa di nuovo dei contagi, dall'altra ci si attiva sull'altro fronte per i vaccini. I vaccini sono in qualche modo partiti, pare che sia necessario comunque rodare meglio la macchina organizzativa e soprattutto avere nuovi spazi a disposizione. So che ieri vi siete espressi anche in forma ufficiale con un comunicato insieme agli altri sindaci di Pian del Bruscolo, di cui voi comunque fate parte, per chiedere la possibilità di estendere le situazioni e le ubicazioni di questi punti di somministrazione del prelievo. Sì, esatto, abbiamo accolto tutti i sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo, un appello del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, affinché la regione riveda questo piano vaccinale, aumentando il numero di siti nei quali è possibile. Ti abbiamo perso. Fare quelle grandi quantità di questi vaccini, come sembra che arrivino. Mi sentite? Perdiamo Mi ogni sentite adesso? tanto, però il senso è chiaro, Forse. insomma. So tra l'altro che da parte tua c'è stata l'offerta della struttura sportiva, del palazzetto. È una scelta, diciamo, molto generosa e coraggiosa, anche perché non si tratta di qualche mese, si tratta di mettere in gioco strutture e spazi per quello che potrebbe essere anche un annetto di impegno. Esatto, noi siamo consapevoli che non è come, diciamo, lo screening dei tamponi che è stato fatto un mese fa, che dove si è trattato di 3-4 giorni di utilizzo degli spazi. Parliamo di un impegno più duraturo, però siamo consapevoli che quello che ci può davvero tirare fuori al più presto da questa situazione è una campagna vaccinale efficiente e rapida, e tutto quello che si può fare anche dal punto di vista, insomma, di noi comunità e noi comuni va fatto. Quindi noi metteremmo a disposizione il nostro palazzo dello sport, che, insomma, è una struttura nuova con parcheggi esterni molto ampi, quindi con i servizi idonei per realizzare anche lì un punto vaccinale a servizio delle comunità vicine, quindi Tavuglia e Gabicce sicuramente. Bene, e adesso facendo uno di quei salti carpiati, tripli, a cui la televisione ogni tanto ci abitua, andiamo dai vaccini ai baci. Sei
Cambiamo proprio, no? Come in questo periodo non ci si può neanche avvicinare e voi parlate di baci, baci dal mondo. Addirittura è il primo evento del 2021 nel quale è impegnato Gradara, in questo caso insieme a Rimini, sul fronte delle iniziative dantesche, naturalmente. Un flash mob planetario, così è stato definito. Vediamo qui il manifesto, e so che oggi siamo anche sulla stampa nazionale. Anche sulla stampa nazionale con questo evento. Esatto, siamo su Repubblica. In realtà il collegamento c'è, Paolo, ed è anche necessario, direi. Dopo un anno e più di reclusione, di stretta ai nostri contatti sociali e interpersonali, c'è sempre più tanta voglia di tornare ad abbracciarsi e a baciarsi. E questo evento coglie questa ne necessità, anche se chiaramente lo faremo in streaming, perché non è possibile farlo diversamente, sia per il protocollo Covid, ma sia perché siamo in collegamento con 21 università in tutto il mondo, quindi per forza di cose lo streaming è necessario. Però è importante dare un messaggio universale, che da un lato testimonia l'importanza e la necessità di tornare ad abbracciarsi, appunto, e a baciarsi e a stare insieme, anche fisicamente. Dall'altro ci comunica quanto sia universale e appassioni tutto il mondo, non solo la Divina Commedia, ma in particolare il Quinto Canto, e ancora più in particolare la figura di Francesca da Rimini, perché il fulcro di questo collegamento sono proprio i versi danteschi che parlano di Francesca, e trovare la conoscenza di questo passo, ma soprattutto l'entusiasmo con il quale questi professori di italianistica, che hanno guidato poi i loro studenti, che guideranno i loro studenti il lunedì 8 marzo, nella lettura in lingua del Quinto Canto, in varie performance che ci, insomma, mostreranno in streaming in diretta, è stato a dir poco commovente capire quanto sia universalmente condiviso questo mito di Francesca da Rimini e gli ideali che porta con lei, quindi ideali di passione, di romanticismo, ma anche di libertà, di autodeterminazione, di lotta contro le violenze di genere, ma le violenze in generale. Chi ama non possiede e chi ama non uccide. Questo è un messaggio fondamentale, fortissimo, da far arrivare sempre e comunque, e questa volta parte dalla regia del Teatro Galli di Rimini. Lì sarà un po' il cuore e il lancio di tutti i collegamenti sulla base di queste università del mondo che si collegano, insomma. Esatto, perché il progetto è patrocinato e portato avanti dal comune di Gradara e dal comune di Rimini, curato dal professor Ferruccio Farina, direttore del Centro Studi Internazionale Francesca da Rimini. E puoi immaginare, insomma, la complessità anche tecnica nel gestire 21 collegamenti nell'arco di 10 ore, no? In base ai fusi orari delle diverse città e università che saranno collegate. Quindi il Teatro Galli di Rimini era, diciamo, l'unico spazio che poteva gestire una tale complessità. E comunque uno spazio prestigioso nel quale, insomma, saremo presenti insieme, sia io che il sindaco Gnassi, io sperando, insomma, di poter uscire da lunedì, altrimenti sarò collegato in streaming pure io, però davvero, e saranno presenti nel parterre del palco alcuni personaggi dantisti più importanti di livello nazionale ed internazionale, che commenteranno le performance delle varie università. Io ho avuto la possibilità di vedere in anteprima una prova dell'Università di Ekaterinburg, che è una città russa molto grande al confine tra la Russia europea e la Siberia. È stato davvero commovente e coinvolgente questi ragazzi e la loro performance nel leggere nella loro lingua, in russo, chiaramente il Quinto Canto, ma come anche hanno interpretato questi versi in modo moderno, e poi questi ragazzi giovani che si appassionano a un scritto di fine 200, ma con valori così universali e così contemporanei, è davvero qualcosa di commovente. Certo, è chiaro che si supera qualunque barriera linguistica in questo modo e si va in quello che sono i contenuti, i sentimenti, poi il momento è quello giusto. Insomma, diciamo che è una dimostrazione che quando ci si mette d'impegno si riesce a fare qualcosa di poderoso, con patrocini anche importanti, no? Mi dicevi, patrocini, nomi anche, mi avevi indicato Natascia Tonelli quando ci siamo sentiti al telefono, se vuoi spiegare qualcosa in più su questi nomi, su questi patrocini importanti.
Esatto, sarà uno delle dentiste più importanti, presenti l'8 marzo, sarà Natascia Tonelli che insegna italiano all'Università di Siena e oltre a essere presente nel comitato scientifico del progetto è anche nel comitato nazionale per le celebrazioni dantesche, quindi un'autorità nazionale che ci dà supporto, ci dà prestigio con la sua presenza. E poi sì, diciamo, altri patrocini sono la società dantesca italiana, la Dante Society of America, quindi abbiamo dei patrocini che garantiscono dal punto di vista culturale un altissimo livello delle proposte, quello di Baci dal Mondo dell'8 marzo, solo il primo di una serie di appuntamenti che accompagnerà il Gradale Rimini e il territorio circostante per tutto l'anno. E la scelta, insomma, di partire con l'8 marzo non è stato casuale. Avremmo potuto anche scegliere il Dante D, no? Quindi del 25 di marzo, invece abbiamo scelto di anticipare l'8 marzo perché, per dare un messaggio di attualità e di contemporaneità di questo messaggio, appunto. Quindi, anche se nasce, insomma, si viene scritto nel Medioevo, il collegamento con i problemi che ancora abbiamo, no? Di violenza alle donne o di femminicidi è presente già in nuce in quello che Dante scrive, non è un semplice, un banale Me Too, come purtroppo, come insomma, se ne sentono tanti, ma è un valore fondante di questa iniziativa. Diamo ai telespettatori allora le coordinate esatte, cosa devono fare per collegarsi a questo flash mob planetario. Allora, l'8 marzo dalle 9 del mattino troverete la diretta streaming sia sulla pagina Facebook del comune di Gradara, del comune di Rimini e di tutti i siti collegati. Comunque, se per facilità potete andare sulla pagina Facebook del comune di Gradara, lì sarà presente la diretta in streaming dal Teatro Galli di Rimini. Si comincerà con Adelaide in Australia. Però, anche perché avete dovuto calcolare, hanno dovuto calcolare tutti i fusi orari, tutti i collegamenti, insomma, nessuno leggerà nel cuore della sua notte, ma leggeranno ad orari a loro consoni e che Esatto. comunque daranno questa continuità. Spettacolare. Allora, come spettacolare è quest'altra novità? Siete sul pezzo con Dante Alighieri e con addirittura un gioco in scatola. E qui addirittura un'altra fusione tra Gradara, che in qualche modo si è sempre posta come particolarmente interessata al mondo del gioco, e Dante Alighieri, per cui siamo su un gioco che collega Gradara, Dante, La Rocca, insomma, cioè, ci avete da divertirvi. Sì, no, beh, noi, il divertimento deve essere sempre connesso al lavoro. E qui coglie l'altro aspetto di Gradara, abbiamo tre pilastri sui quali fondiamo la nostra identità, la nostra promozione culturale, che sono la storia, chiaramente, perché rappresentiamo un monumento storico con tutto quello che ha vissuto e che ha trascorso. Il romanticismo, come abbiamo parlato con la vicenda di Paola Francesca, ma anche il gioco. Il gioco è insita nel luogo di Gradara dagli anni 90, primi anni 90, con una intuizione felice dell'allora sindaco Sandro Sorbini e dell'allora assessore al gioco, l'architetto Bibo Cecchini, che lanciarono il famoso Gadara Ludens. Da allora, insomma, personaggi importantissimi hanno ricevuto il premio Gadara Ludens come Umberto Eco, Roberto Benigni, Davide Riondino, Bart Zaghi. E anche se poi l'evento ha avuto la sua naturale conclusione, sono rimasti depositati a Gradara conoscenze e saperi che hanno sviluppato poi nel concreto la nostra offerta ludico-didattica, che è quella quale noi diciamo, accogliamo più di 100.000 studenti all'anno attraverso la nostra società partecipata che Gradara Innova. Quindi questo know-how che abbiamo ereditato grazie a questo lavoro prende insomma, va varie forme. L'ultima forma chiaramente si connota con l'anno dantesco e siamo produttori di un gioco creato da un'azienda di Ravenna che si chiama Sitges & Koppelpot, che fa giochi storici, giochi di public history, diciamo così. E si chiama Dante Alighieri Commedia, è un gioco di carte che è adatto sia ai ragazzi che agli adulti. Attraverso il gioco, quindi crea coinvolgimento, crea attenzione e comunica comunque conoscenza e la cultura insomma, della parte della Divina Commedia. Ovviamente il fulcro del gioco sono Paolo e Francesca con una carta e un gettone loro dedicati.
Bene, come dico sempre, sempre più spesso tra l'altro mi capita quando parlo con i sindaci del nostro territorio, quando conosco e parlo con i sindaci del nostro territorio, comunque amministrare un territorio non vuol dire solo trasformare il più possibile appunto in un parco a tema quello che è un territorio dove risiedono delle persone. Allora bisogna anche amministrare nei confronti di quelli che sono i residenti. Aggradare i residenti non sono pochi, per cui verso questo gruppo di persone che hanno scelto e che scelgono anche continuamente di spostarsi e di andare a vivere a Gradara, il sindaco ha dei doveri. Tra questi, per esempio, abbiamo ovviamente una segnalazione da parte tua, ma che ti rilancio, su questo bando della Regione Marche che vi ha dato la possibilità di acquistare due mezzi elettrici. Parlacene un po' meglio, così almeno capiamo quali sono anche le altre attività nelle quali un sindaco di un comune come quello di Gradara è impegnato. Certo, la mobilità è un aspetto fondamentale per la nostra vita di tutti i giorni, sia che viviamo in città, sia che viviamo nei piccoli borghi come Gradara. Anzi, nei piccoli borghi è più difficile avere un servizio di mobilità che funzioni, ma è comunque necessario. Gradara ha avuto, insomma, siamo riusciti ad essere beneficiari in prima battuta di questo bando molto intelligente che ha fatto la Regione Marche un anno fa sul trasporto pubblico elettrico, sulla mobilità elettrica rivolto ai comuni, dando la possibilità di acquistare con un contributo dei mezzi elettrici. Noi abbiamo ottenuto un'ottima posizione, mi pare noni, siamo arrivati e abbiamo contributo di 93.000 euro per l'acquisto di un pulmino elettrico a 17 posti, con posto per disabile anche, che metteremo, immagino, agosto, appena arriverà, insomma, cioè in estate. Abbiamo appena espletato tutte le procedure per la gara d'appalto e utilizzeremo questo pulmino per fare un collegamento interno alle varie frazioni di Gradara. Gradara ha 5 frazioni, anche un po' distanti l'una dall'altra, che sarà a servizio della comunità dei cittadini per raggiungere luoghi di interesse come il supermercato, la farmacia, il veterinario, il centro storico per fare una passeggiata. Quindi cerchiamo di colmare questo gap, questa mancanza di un collegamento pubblico, un trasporto pubblico nei piccoli borghi. Ma non solo, avrà anche un risvolto turistico. Infatti cercheremo per la prima volta di mettere in collegamento un territorio che a nostro avviso bellissimo perché comprende i comuni di Gabicce, di Gradara e di Pesaro, quindi con un piccolo anello diventerà anche quindi un bus turistico con un'audioguida che mentre le persone insomma, si sposteranno tra i vari punti di interesse e ascolteranno anche la storia e tradizioni locali. Il circuito potrebbe, è ancora in fase di studio, ma potrebbe essere Gradara Gabicce, Gabicce Monte, Vallugola e Scavi di Colombarone. Così uniamo il mare, la natura, la storia medievale e la storia antica. Mi viene da fare una battuta, per fortuna che è elettrico, se no vi costava un patrimonio di benzina, sto pulmino che gira come una pallina da flipper e va dovunque, porta dovunque, in qualunque posto e in più fa anche vedere ai turisti tutto il territorio. Se era benzina era la tragedia, vi andava via metà del bilancio. Esagerato, però faremo dai, col il fatto insomma, che è elettrico, abbiamo anche l'aspetto diciamo, della sostenibilità ambientale che è un altro fattore imprescindibile nelle politiche di questi giorni e per il futuro. Allora, in chiusura, facci sognare, raccontaci un po' le prospettive, i progetti per quest'estate. Abbiamo adottato la filosofia del come se, cioè come se tutto finalmente andasse nella direzione giusta. Per cui, come se, cosa succederà a Gradara? Tra l'altro so che c'è una mostra anche imminente, no? Una inaugurazione di una mostra. Insomma, un progetto c'è, insomma, come se. C'è un programma molto fitto di eventi, chiaramente che noi sulla carta abbiamo scritti ed organizzati, poi sperando di riuscire a realizzarli tutti o in parte in base all'andamento dell'epidemia. In ordine cronologico, il primo appuntamento sarà a fine aprile, l'inaugurazione di un altro evento importante per quel che riguarda gli eventi danteschi di quest'anno a Gradara, sarà una mostra con il bacio di Rodin, una fusione originale dell'artista che riprende la celebre scultura in marmo che si trova al Museo Rodin di Parigi ed è l'emblema, diciamo, di Paolo e Francesca e dei simboli che loro rappresentano. Sarà in mostra quindi questo originale a
Gradara penso sia la prima volta che a Gradara arriva un pezzo così importante. La parte di valorizzazione di questo pezzo importante sarà affidata all'azienda marchigiana di Cagli, che è Stark di Paolo Buroni, che realizzerà un impianto, una videoinstallazione che valorizza, insomma, in modo tale da farlo apprezzare anche, diciamo, ai non addetti ai lavori in modo immersivo, quindi con, non so, esperti nel video mapping, nelle tecnologie video, e quindi sarà una mostra davvero immersiva, davvero spettacolare. Poi da giugno in poi cominceranno, diciamo, tutti gli eventi che ci ormai contrassegnano l'estate gradarese, nei quali Gradara Innova, Comune e Proloco di Gradara sono iperattive, saranno iperattive, e proporranno quindi da Giovedì al Castello, dai Solsizio al Castello tutti i mercoledì. Il piccolo Magica, che quest'anno il Magic Castle avrà, diciamo, una connotazione un po' diversa, che seguirà, insomma, una più attenta, insomma, procedura, protocollo di ingressi nel borgo. Concerti jazz, avremo calici di vino, nel quale, insomma, sarà possibile per un weekend degustare i migliori vini del territorio e non solo. Insomma, un'estate ricca, almeno sulla carta, sperando di poter fare il massimo possibile, perché, ripeto, c'è oltre a una necessità dal punto di vista economico di ricominciare a lavorare anche nel settore turistico, uno dei più colpiti da questa pandemia, ma proprio una voglia, una necessità da parte per le persone di tornare a stare insieme e a vivere di persona dei momenti di convivialità. Benissimo, e tutto questo dalla carta andrà online fra qualche settimana, giusto? Come per chi volesse cominciare già a documentarsi e a prendere nota, perché naturalmente noi pensiamo ai nostri concittadini e a quelli del nostro territorio che anche al volo possono decidere oggi pomeriggio vado a Gradara, però non dimentichiamoci che tutte le azioni sono anche dedicate a un pubblico che può scegliere di venire in un certo periodo nel nostro territorio proprio per assistere e per partecipare, per cui per tutti quanti è necessario anche comunque uscire prima o poi con un'ufficialità online delle date, no? Ci siamo quasi? Entro marzo sarà il calendario degli eventi di Gradara, sarà ufficialmente pubblicato nei vari siti e tutti i nostri canali di comunicazione. Perfetto, allora se Filippo non ha niente da aggiungere, per noi ci riteniamo soddisfatti, ne abbiamo dette veramente tante, siamo riusciti a fare anche questo collegamento che una volta era una cosa un po' riduttiva, adesso invece il collegamento online fa molto televisione network importante, no? È È vero. diventato simbolo di tecnologia avanzata, no? E siamo contenti di questo. Filippo, naturalmente io ti auguro il massimo per quanto riguarda la salute della tua famiglia, tua e di tutto Grazie, il tuo comune, di grazie tutta la tua tanto. comunità naturalmente, e ci sentiamo più avanti quando ci sarà la possibilità di aggiungere qualche altro elemento. Intanto comunque abbiamo raccontato parecchio di tutto quello che state facendo, per il quale io naturalmente a te, come del resto faccio anche a tutti i sindaci che vengono a trovarci, esprimo il massimo della soddisfazione e dei complimenti possibili, perché il lavoro che viene fatto sul nostro territorio, secondo me, è un lavoro eccezionale. Nonostante tutta la situazione, alle volte farebbe venire anche voglia di dire vabbè, aspettiamo, ci mettiamo un po' a riposo e vediamo cosa succede. Invece no, nessuno si sta riposando, tutti stanno attivamente muovendosi come se, nella speranza che questo come se possa portare a un risultato di ritorno a tutto quello a cui eravamo abituati, non dico la normalità, a tutto il bello a cui eravamo abituati anche di più. Grazie ancora. Grazie a voi e alla prossima. Grazie allora al sindaco di Gradara, adesso noi andiamo in pubblicità e poi saremo con il secondo ospite in studio questa volta, Alfio Magnesi di Ideostampa. A fra poco. Eccoci allora, siete ancora tutti lì, siamo tornati in studio e adesso siamo con il secondo ospite di Casa Rossini, un grande, grandissimo benvenuto ad Alfio Magnesi. Ciao Alfio, buongiorno. Grazie, sono Microfono tornato. vicino, mi Ah, più raccomando, vicino? sì, Ok, un così, po' più vicino, dai, così perfetto. almeno ti sento Buongiorno a bene. tutti.
Se no da casa devono alzare il volume e abbassarlo quando parlo io, perché allora, io ho il tono sempre un po' più sostenuto. No? Il allora, problema è riuscire a definire quella distanza giusta. Infatti, e mantenerla. Esatto. Allora, Alfio Magnesi, titolare di Ideo Stampa, è un grande amico di Rossini TV. Tra l'altro non so se l'altra volta, perché è venuto anche in un'altra occasione, ma poi ci vediamo ogni tanto per altre cose di cui parleremo fra un po'. Non mi ricordo se l'altra volta l'abbiamo detto, ma anche se l'abbiamo detto lo ripetiamo. Cioè noi in realtà ci siamo conosciuti grazie a Rossini TV. Beh sì, è stata la prima presentazione del concorso fotografico, esatto, dove tu eri praticamente inviato speciale e da lì praticamente è nata questa splendida collaborazione che ha dato comunque i suoi frutti, perché noi siamo soddisfatti di essere presenti qui a Rossini TV e di averla usata anche in questo periodo di lockdown come piattaforma per poter comunque sia fare le premiazioni dei nostri concorsi, sia quello letterario che quello fotografico, perché diversamente da quei bellissimi luoghi dove eravamo abituati a andare, il Palazzo del Balì e la chiesa del Gonfalone di Saltara, dove purtroppo c'era anche la presenza e un minimo di contatto, certo, questa è stata un'ottima soluzione, specialmente per il concorso Ideobook, dove siamo arrivati alla sesta edizione, questa è la cartolina di quest'anno, perché il concorso dall'anno scorso ha preso una piega nazionale con una presenza massiccia di persone che non sono più solo diciamo della nostra zona, ma da tutte le parti d'Italia. Già ho visto, sono arrivate quasi 150 richieste di partecipazione. Andiamo per ordine perché Alfio sta già bruciando tutti gli argomenti che mi ero segnato per condurre 20-25 minuti di chiacchierata, già me li stai bruciando tutti. Allora andiamo per ordine, innanzitutto, vai, perché non possiamo avere la pretesa che i nostri telespettatori sappiano già tutto. Allora, tu sei titolare di Ideo Stampa. Ideo Stampa è una, diciamo, detta male una tipografia. No, ma non è detta male, anzi, è detta bene perché è una professione, infatti nell'inquadratura del codice Ateco è la nostra tipografia. Poi è anche vero che la tipografia è diventata come un'attività di stampa. Oggi la stampa non è più solo tipografia, è diventata litografia, poi è diventata serigrafia, poi stampa digitale, quindi tutto è stampa in un contenitore che può essere identificato come tipografia, ma nella realtà noi non ci limitiamo a stampare la carta, noi diciamo che la nobilitiamo, quindi vogliamo dare alla carta un valore aggiunto e quindi non solo lavorare di quantità ma lavorare di qualità, e quindi ai nostri clienti offriamo la stampa secco, che è quella stampa, no, che si sente solo col tatto, oppure dei materiali molto particolari, proprio di pregio, anche con carte tipo quelle della Gmund, che sono carte speciali con tutte delle lavorazioni, con degli effetti, e sopra poi applicare una serigrafia che può dare degli effetti materici, e per finire anche l'inchiostro profumato, che in alcuni casi al tatto dà delle sensazioni legate comunque sia al prodotto. Ecco, quello che mi aveva colpito appunto quando era venuto a fare l'inviato speciale quella volta in occasione di quel ecco, dimmi che sensazione hai avuto tu piuttosto, perché è difficile vedere cosa pensano gli altri. È stata proprio una sensazione di passione forte, cioè non era la sensazione di ecco, loro hanno trovato un espediente per far parlare di sé, si sono inventati questa cosa ben fatta del concorso fotografico e del calendario, come tanti calendari ci sono, furbetti, no, non è stata quella la sensazione è stata proprio quella di una passione forte dietro, cioè del fatto che un'idea come l'ideo calendario e come l'ideo book di cui parliamo oggi non fossero la premessa per fare una furbata, ma fossero il risultato, il punto di arrivo di un certo modo di intendere e di lavorare. Questa è stata la sensazione e questo è stato quello che ho cercato quella volta di riportare nello speciale, e poi in seguito in questa sorta di collaborazione che è nata appunto con Rossini TV e che ci ha portato anche a fare delle scelte, tutto sommato alla fine anche insieme, nel senso che quando ci si è trovati con un patrimonio di esperienze precedenti, perché l'ideobook adesso è alla sesta edizione, l'ideocalendario sono 18 anni che lo fate, se non ah sì, del 2005 praticamente, l'ideocalendario è maggiorenne, con un patrimonio di esperienze precedenti, quando ci si è trovati di fronte alla necessità di cambiare le carte in tavola a causa del lockdown, come tanti altri hanno dovuto fare, si è pensato che questa cosa potesse essere trasformata, perché appunto viveva di un momento cruciale che era quello della premiazione, potesse essere trasformata in un prodotto da proporre attraverso la televisione. Quello che forse lì per lì non ci si aspettava, ma che è stata una delle conseguenze positive, è stato che questo aspetto ha ampliato il target, di partecipazione, non solo di fruizione, perché è evidente che dentro la sala pur bella e pur grande del Balì ci potevano stare 150 persone, 100 persone a vedere una trasmissione televisiva, e in più con tutte le repliche e tutte le varie duplicazioni online parliamo invece di svariate migliaia di persone.
Però non solo da quel punto di vista, ma anche, e lì magari è stata un po' una sorpresa, anche dal punto di vista della partecipazione. Hanno cominciato a partecipare persone da molto lontano anche, e l'abbiamo visto con le foto che hanno partecipato all'Ideocalendario. Sta succedendo la stessa cosa per questa sesta edizione del concorso letterario The Book. Assolutamente sì, infatti nel vedere, rispondo alle mail dell'indirizzo al quale praticamente bisogna inviare i propri elaborati, che è contest@ideostampa.com, e nel rispondere dicendo che ok, è arrivato il tuo lavoro, ok, in bocca al lupo, anzi in bocca al libro, non in bocca al lupo, e quindi vedo che comunque sono persone che sono da molte parti d'Italia, e questa è una grossa soddisfazione, perché il concorso a questo punto non ha più solo una valenza locale, ma ha una valenza nazionale, come lo hanno dimostrato i splendidi video che abbiamo chiesto ai finalisti lo scorso anno di mandare, perché tra l'altro alcuni di questi li hanno fatti dalla loro città, quindi c'era uno spaccato di vita anche personale molto piacevole, e questo ci ha dato una grande soddisfazione. È vero che il concorso era nato come comunque una forma di comunicazione indiretta che abbiamo voluto adottare, perché avevamo messo in azienda dei macchinari nuovi dedicati appunto alla stampa di piccole tirature digitali del libro, e quindi per farlo sapere ci sembrava giusto a questo punto fare delle iniziative che premiassero, diciamo incentivassero in qualche maniera la scrittura di piccole edizioni, piccole quantità, e è stato questo il risultato, appunto è stato veramente fantastico, perché poi molte persone a tuttora mi ringraziano, perché grazie a aver partecipato al nostro concorso magari si sono fatti vedere e fatti sentire da degli editori, ad esempio Claudio Guccioni, che è stato il vincitore della prima edizione, anche nel secondo ha partecipato con un libro che adesso ha trovato un editore nazionale e in tutte le librerie, ma anche parecchi altri, diciamo. Mentre parlavi, la regia stava mandando appunto tutta la successione del fascicolo che hai preparato per ripercorrere un po' la storia. Sì, diciamo, quello è un estratto della storia dei nostri 40 anni, che poi manderemo... È chiaro, nell'estratto della storia dei 40 anni, perché Ideostampa ha compiuto appunto 40 anni, c'è anche un bel fascicolo, un bel capitolo dedicato a Ideobook, che appunto ha avuto questa bella successione. Siamo alla sesta edizione e siamo comunque, avete mantenuto comunque l'impostazione della quinta edizione per quanto riguarda la partecipazione, con quattro tipologie diverse di prodotti letterari: racconti, racconti brevi, poesia e poesia dialettale. La stiamo vedendo adesso sullo schermo, tu hai fatto stampare ovviamente delle cartoline illustrative. Come si dice, io con la carta ci campo. Appunto, per cui figuriamoci se non stampavi. Mi piace sottolineare una cosa che mi sono divertito anche a evidenziare quando ho realizzato per il gruppo Scrivere a Pesaro una piccola antologia che si chiama Senza Rete e che tu conosci bene, perché poi l'abbiamo stampata da te, che entra in un concetto. Ultimamente scrivere è diventata passione di tutti, però quest'idea che poi si pubblichi solo online fa sì che tutto quello che noi scriviamo sia in qualche modo provvisorio. Perché provvisorio? Perché è correggibile, per cui non c'è mai un momento in cui tu dici ok, questo è il definitivo e questo è il racconto che ho scritto, questa è la poesia che ho scritto, questo è insomma il romanzo che ho scritto. Perché? Perché l'ho pubblicato online, poi magari non mi piaceva quella riga, la vado a ricorreggere, cioè c'è una sorta di eterna provvisorietà. Decidere di stampare invece vuol dire decidere di uscire da questa provvisorietà e di entrare nella storia, perché una volta che è stampato, quello è stampato, poi ne puoi fare un'altra revisione, puoi correggere tutto quello che ti pare, però intanto quello lì è stampato, e questa è una cosa che mi affascina sempre tanto. Esatto, infatti è la soddisfazione più grande quella delle persone che ricevono chiaramente sia il premio, che è 50 copie del proprio libro, e che anche comunque sia il libro singolo, cioè chiunque partecipa al nostro concorso nella sezione racconti, che è stata la prima, diciamo, sezione che abbiamo creato, era appunto poter ricevere il proprio libro stampato, proprio in forma fisica, quindi con tanto di copertina, di brossura, rilegata, e quindi un conto è avere, diciamo, il brogliaccio, no? Fatto in foglia 4, stampigliato a casa con la propria stampantina, getto d'inchiostro, un conto è vedersi arrivare a casa, anche se non ha vinto il primo premio, comunque una copia, anzi qualche copia del proprio libro, toccarlo con mano. Molte persone mi scrivono e mi dicono è stata una situazione grandissima, primo perché non ci avete chiesto niente, secondo perché comunque abbiamo ricevuto questo libro che in qualche maniera è vero, esiste.
effettivamente la differenza tra l'online e l'offline è proprio questa, che se le cose non le stampi non esistono. È vero che sono in questo mondo virtuale dove è possibile trovare tutto, vedere tutto, ma noi grazie alla carta abbiamo i papiri di 3.000 anni fa, e penso che comunque un libro, quando l'hai stampato, va a finire come minimo in uno scaffale. Poi può anche essere prestato un amico. Infatti l'idea che avevamo quest'anno era, appunto, nel momento in cui spediremo questi libri a tutti quelli che hanno partecipato, di mandargli anche una proposta economica con la quale magari, se vogliono, possono in qualche maniera stamparne, che ne so, 10 copie, 20 copie da regalare ai propri amici, perché il problema non è solo incentivare comunque sia la scrittura, è anche fabbricare la lettura, cioè cercare di fabbricare i lettori, che è la cosa più difficile. Infatti, a riguardo, questa mattina, contemporaneamente a questa bellissima presenza qui da voi, dovevo essere alla conferenza stampa della presentazione di Letteraria, che è una manifestazione alla quale ormai diamo la nostra sponsorizzazione da anni, perché loro fanno una bellissima cosa. E non è colpa di nessuno, abbiamo scelto questo giorno in tempi non sospetti. Una manifestazione tutta sulle loro spalle, comunque sia, incentivano la lettura degli studenti del liceo di Fano, quindi si fanno arrivare libri da tutte le case editrici e questi ragazzi li leggono e alla fine decidono quale è, secondo loro, il vincitore di questa competizione che si chiama Letteraria. È una bellissima iniziativa. La lettura è uno dei temi di questo ultimo periodo, se ne parla veramente tanto, pare che in qualche modo la forzata necessità di restare in casa abbia in piccola parte favorito un aumento della lettura, ma siamo ancora veramente tanto, tanto lontani. Paradossalmente, come battuta, verrebbe da dire che c'è più gente che scrive di quanta ce ne sia che legge, perché in effetti quando si lancia un concorso, una proposta, eccetera, si scopre che sono veramente in tanti a partecipare. Poi magari quando invece è ora di leggere, adesso siamo nella fase, secondo me, intermedia, nella quale il libro è un bel oggetto da comprare e da regalare, però è da tenere lì, ancora dobbiamo passare alla terza fase, cioè comprare un libro non vuol dire averlo già letto, comprare un libro vuol dire comprarlo e poi vuol dire leggerlo. Me lo dico anche a me stesso, perché io ne compro molti di più di quelli che riuscirò mai a leggere in tutto il resto della mia vita, però da me c'è un discorso diverso, perché a me piace proprio anche averli e tenerli, non mi faccio mancare il momento della lettura, invece qualcuno purtroppo ancora se lo fa mancare, e quest'idea che hai avuto e che risottolineiamo è un'idea che punta a favorire una complicità. Perché? Perché lo scrittore che ha partecipato al premio letterario potrebbe avere maggior complicità da parte dei suoi lettori, compiacenti se vogliamo, ma comunque sempre lettori sono, ai quali magari in occasioni particolari può regalare una copia dell'antologia nella quale c'è il suo scritto. Allora ricordiamo che il premio Ideobook, il concorso letterario Ideobook, è gratuito, questo lo sottolineiamo. Aperto a tutte le fasce d'età. Aperto a tutte le fasce d'età, è gratuito, si compone di 4 categorie: racconti, racconti brevi, poesia e poesia dialettale, che, come dico sempre, è terreno spinoso, nonostante io lo conosca bene, perché quando ti arriva la poesia dialettale di un dialetto rarissimo dell'interno della Sardegna o magari del paesino al confine con l'Austria, voglio vedere come fate poi. Ma infatti qualcuno, quando ha chiamato anche telefonicamente, ma senta, io devo mandare una poesia dialettale, ma cosa faccio? Le mando anche la traduzione? Ma lei da dove viene? Perché il problema è capire se, appunto, è locale, ci si può anche intendere, diciamo, ma la difficoltà è chiaramente se sono altre zone, bisogna per forza avere la traduzione, altrimenti è impossibile. Per cui dopo è chiaro che in qualche modo si va a valutare soprattutto il contenuto e poi la forma si cerca di farla suonare in qualche modo, però ecco, queste 4 categorie, la partecipazione è gratuita, è aperta a qualunque fascia d'età e a qualunque proposta, e naturalmente quest'idea di cui hai parlato è un'idea che si aggiunge, perché tutti i partecipanti ricevono comunque una copia dell'antologia nella quale è inserito il loro lavoro. Sì, perché diciamo che l'idea era sempre, cioè, all'inizio essere partiti solo con i racconti, poi abbiamo visto che molte persone avevano dei racconti più brevi, che non erano tali che potevano permettere, perché per poter essere un libro almeno deve avere quelle 40 facciate, certo, per avere quel minimo di dorso che regga in qualche maniera la brossura. Allora abbiamo voluto dare uno spazio anche ai racconti brevi e ho visto che è arrivato molto, molto materiale, anche interessante. Chiaramente le poesie, prima arrivavano dei libri di poesie dove c'erano delle raccolte di poesie, invece lì abbiamo voluto separarle, lasciando comunque spazio al racconto tout court, e avere per la poesia invece una partecipazione con una poesia singola, che viene comunque raccolta poi in un'antologia, che anche questa viene regalata, una copia a cada una, a chiunque partecipa, diciamo. A quel punto l'idea di quest'anno, la novità di quest'anno è appunto questa, cioè è una proposta di dire:
ok, a un prezzo calmieratissimo, perché d'altra parte loro sono la tipografia. Sì, al prezzo di costo, hanno, diciamo. Esatto, ecco. Non hanno altri passaggi in mezzo. Chi vorrà potrà contestualmente chiedere di avere una copia dell'antologia, o più copie, meglio più copie, cioè sarà un minimo. Sì, daremo un lotto minimo, perché chiaramente sennò le spese della spedizione sono superiori alle spese della stampa, quindi... E con quelle poi vedere cosa farci, perché poi vi posso garantire che è molto molto gratificante, molto divertente dare questo regalo alle persone a noi vicine. Tu l'hai provato col tuo calendario quest'anno? Col calendario, quello proprio è stata una cosa per i miei, che ancora me lo chiedono, no? Hai visto che qualcuno lo vorrebbe comprare, ho realizzato per puro divertimento, e grazie al fatto di sapere di avere questa complicità fortissima da parte di Alfio e della sua struttura, un calendario nel quale ho messo delle mie foto e delle mie poesie, ho fatto proprio una roba sbrodolatissima, tanto l'ho regalato ai miei parenti, per cui non è che è così, solo che è piaciuto, ogni tanto qualcuno dice dove si compra e non si compra, e ci ha fatto venire l'idea, adesso vediamo quest'altro anno se lo proponiamo anche a qualcun altro. E sì, il fatto poi è che con questo fatto dei libri abbiamo cercato di incentivare anche l'autor publishing, spiego cos'è, cioè uno può diventare editore di se stesso, perché il problema qual è? Ci sono un sacco di editori, pochi seri, diciamo nella... parecchi invece che sono commerciali, quindi cercano di vendere il libro a chi lo ha scritto e poi ciao. Ma da questo punto di vista invece molti che ci contattano e che poi partecipano al nostro concorso, gli suggeriamo magari di fare diventare loro stessi editori del proprio libro. Basta andare sul sito dell'istituto ISBN, acquistare un proprio codice e da quel punto di vista esistere, perché il libro esiste solo se c'è il codice ISBN. E quindi proprio un personaggio che, per il quale abbiamo stampato il libro lo scorso anno, è stato contattato da Amazon, che gli ha chiesto la traduzione addirittura delle proprie poesie sia in spagnolo che in francese, quindi i libri si girano e vengono visti. È indubitabilmente un primo passo importante ed è una grande emozione, poi vi posso garantire che avere nelle mani anche 25 copie del tuo libro o 10 fa un effetto comunque già... È una novità che è uscita fuori ultimamente, è la scrittura di una propria autobiografia. Molte persone chiaramente arrivate alla fantastica età di 80 anni hanno dietro tutta la propria esperienza, il background, che voglio raccontare, trasmettere, diciamo, ai propri figli, e fanno dei libri dedicati alla storia della propria vita. Ne abbiamo stampati parecchi, è anche un piacere impaginarli con loro, perché poi essendo grafico certe volte mi diletto in qualche maniera a dare la mia disponibilità a impaginarli e a vedere che viene fuori un bellissimo racconto. E magari all'inizio ne fanno una modica stampa di 10-20 copie proprio per familiari, e poi mi ritorno dopo due settimane, ma me li hanno chiesti tutti, quindi rifammene altri 50. Esatto. Addirittura adesso di un bellissimo libro di poesie di Fano è già arrivato alla terza ristampa, è partito con 50, già siamo arrivati a 200, perché poi quando si comincia a far vedere il proprio elaborato ad alcune persone piace, quindi da questo punto di vista viene richiesto in ulteriore copie. Questa è una cosa molto bella. Benissimo, allora le tempistiche di questa cosa abbiamo già è aperto, no? Sono già arrivate, mi hai detto un centinaio, più di 100 non li ho contati di più, ma sono più di 100 contributi. C'è una mail alla quale inviare sia i racconti che tutto il resto, i racconti brevi, poesie eccetera. La mail è la stessa ed è contest@ideostampa.com. contest@ideostampa.com. A quella mail entro il 31 marzo, sarete rigorosi su questa scadenza, immagino di sì. No, bisogna dare comunque una fine, è chiaro che se arriva il giorno dopo non è che... Sì, però tendenzialmente si dà comunque una scadenza, esatto. Anche perché il lavoro più difficile viene dopo nell'elaborare tutto il materiale arrivato, farlo confluire comunque sia in un'antologia per poterla dare in lettura alla giuria, che fa questo bel peso di dover elaborare tutti i racconti, tutte le poesie. E quest'anno abbiamo anche delle new entry che ci danno una mano, perché effettivamente il lavoro è diventato veramente corposo. Certo, e immagino che sia il ringraziamento più grande quello che fai alle giurie. Perché... Sì, ma molti lo fanno con piacere. Alcuni di questi sono ex partecipanti che sono arrivati magari in vetta e a questo punto più di lì non possono andare. Esatto. Quindi gli chiedo eventualmente di fare un passo indietro e di diventare, no, parte della giuria, come è capitato per Elvio Grilli. E lo fanno con piacere perché vedono che poi quanto alla fine è un contributo interessante alla scrittura, alla cultura e anche allo stare insieme in questa comunità che si è creata intorno alla passione della scrittura dei libri e delle poesie.
Allora, vi posso garantire che se non fosse che io non posso partecipare, perché ormai sono in qualche modo attraverso Rossini TV e anche per altre forme un collaboratore, se vogliamo, molto saltuario, però un collaboratore delle iniziative legate alla scrittura, alla lettura di Ideostampa, se non fosse per questo motivo io parteciperei a tutto, perché in effetti la sensazione che arriva è forte, di serietà. Che questo poi è quello che ci aspettiamo quando diamo a qualcuno i nostri iscritti per essere valutati. E questa arriva comunque fortissima insieme alla sensazione di grande passione. Ti do 2 minuti per parlare della partecipazione che fate con questa manifestazione fanese per la quale stamattina dovevi essere alla conferenza stampa. Sì, ti dicevo che Letterari appunto è questa bellissima manifestazione che viene portata avanti da un gruppo di insegnanti che danno praticamente la lettura di questi libri ai propri studenti e quindi per incentivare appunto la lettura, e questa è la cosa più importante, fabbricare lettori, perché purtroppo si legge poco e senza lettura... E la vostra partecipazione in cosa consiste? Consiste chiaramente nel regalare... gli regaliamo tecnica. Il materiale pubblicitario, certo, che gli serve praticamente per comunicare la loro iniziativa. Questo lo facciamo non solo con loro ma anche con parecchie altre iniziative, ad esempio collaboriamo con le scuole dove magari hanno un'iniziativa e gli regaliamo la stampa del calendario o di un altro gadget, di un qualsiasi necessità che possono avere. Collaboriamo con parecchie realtà perché penso che il compito principale di un'azienda non sia solo quello di lavorare ma di dover ridare al proprio territorio un qualcosa di quello che poi il territorio ti dà. Questa è una cosa molto bella e adesso lo sto facendo appunto con un libro che sto preparando io stesso per il mio paese, nella storia di Carcinelli, e vedo che anche lì mi hanno impedito di viaggiare, io sono un viaggiatore, lo sai. Certo. Sto viaggiando nel tempo raccogliendo tutto il materiale per bella un bellissimo idea. Libro sul nostro paese. Ottima, ottima, ottima idea, e a questo punto possiamo solo dire ai nostri telespettatori di seguire le vicende del concorso Ideobook, perché poi sfoceranno in una trasmissione televisiva. Ci rivedremo. Certo, ci rivedremo per la premiazione, per scoprire come è andata a finire, e lo scopriremo tutti insieme con una trasmissione a cui ormai la collaborazione Ideostampa e Rossini TV ci ha abituato. Nei prossimi mesi, appena si arriva appunto a determinare, a definire chi ha vinto e tutto il resto, tutto questo diventerà una trasmissione televisiva che proporremo ovviamente dai nostri canali e da tutto quello che sono i mezzi di diffusione legati alla nostra emittente. Perfetto, vi ringrazio e saluto tutti i telespettatori e ci rivediamo prossimamente. Grazie Alfio, ci sentiamo prestissimo con tutti i progetti che bollono in pentola, anzi bisogna trovare un modo diverso per fare la similitudine legata alla stampa. Sto cercando l'artista per la t-shirt. Va bene, allora grazie ancora e noi adesso andiamo con il video. Prima vogliamo ricordarvi l'esito del sondaggio dell'altro ieri, che era tra i capelli ricci e lisci e che si è concluso con di misura, i ricci 52 e i lisci 48, proprio di poco, e ci sono già gli esiti del sondaggio di adesso, che sono invece, quello di oggi era sull'acqua, naturale 33, frizzante 67, ragazzi vi si gonfia la pancia, e dunque poi altri saluti a quelli che ci seguono dai social, Francesco, Alessandra, Giacomo, Silvana, ringraziamo come sempre Tiziano Donzelli che ci ha dato tutto quello che vedete e che allestisce il nostro studio. Lanciamo come al solito l'appello ai musicisti locali a inviarci link e proporci i loro video. A questo proposito vediamo una canzone che si intitola, il video di una canzone che si intitola Un Passo, che è pesaresissimo perché non solo l'autore è pesarese ed è Davide Pagnini, ma è un video interpretato da un attore pesarese di grandissima qualità e grandissima esperienza come Giancarlo Cioppi. Ce lo vediamo, salutiamo Alfio e ci vediamo subito dopo con Federico Scaramucci. Il tuo sguardo già lo capisco, in salita il passo è lo stesso, sei la spinta che cerco.
lo vuoi ammettere che siamo solo promesse dentro un discorso lasciato a metà. Ma dimmi come puoi dimenticare, ma dimmi come puoi ricominciare. Un passo, ancora un passo, un altro, non c'è più tempo adesso, non ti fermare, no. Non ti fermare, no, non ti fermare, no, non ti fermare, no. Accende il giorno, o sei tu che accendi me, e dentro il buio che si vede luce. È la notte che accende il giorno, o sei tu che accendi. Eccoci allora, siamo con Federico Scaramucci, annunciato e finalmente presente. Facciamo sempre questo gioco di annunciarlo prima in modo da incuriosire le persone che ci stanno seguendo e rimanere sempre all'ascolto della nostra trasmissione. Federico è un operatore turistico, è un tour operator, ma è qui in qualità di presidente di Inside Marche Live. Lo spieghiamo bene così almeno. Ma prima io ti sottopongo, visto che sei nuovo ospite, perché i primi, quelli che sono venuti prima, erano già passati da queste parti e già in passato avevamo fatto con loro questo giochetto, al responso del nostro libro Personology. Te sei nato il 19 settembre, giusto? Sì, esatto. Il libro dice che il 19 settembre è il giorno della bella apparenza, che già male non fa, voglio dire, alla fine decideranno i telespettatori. No, tra l'altro io sono anche riccio, quindi faccio parte di quel sondaggio che avete fatto, che è in vantaggio. Esatto. I nati il 19 settembre si interessano molto all'apparenza delle cose. Ah, ecco. Non solo tengono particolarmente alla loro presenza fisica, ma anche a quella della loro casa, della loro famiglia, dell'ambiente circostante. A prescindere dalla loro situazione finanziaria, essi hanno una personalità molto ordinata e sono capaci di organizzare con tutti coloro che li circondano una squadra unita e ben funzionante. Direi che comunque ci siamo, perché per analogia possiamo parlare di quello che te fai per il territorio e tutto il resto, per cui già ci siamo. Nati in questo giorno Mariangela Melato e il cardinale Richelieu,
Hai detto niente. E tra i pregi, raffinato, elegante, organizzato, insomma, ti ho fatto un bel quadretto che è perfetto per cominciare a parlare di quello che fai. Vado veloce su una laurea in giurisprudenza a Urbino, nella quale siamo simili, perché anche io ce l'ho, ma la mia è molto più vecchia della tua, 40 anni fra un po', Erasmus in Danimarca, master di primo livello economia e finanza a Padova, master di secondo livello alla LUISS di Roma, impegnato in molti settori prima di arrivare, anche pubblici, Confindustria, Agenzia per lo sviluppo della Regione Marche, fondi europei per le imprese, per conto della Fiera di Rimini, per arrivare poi a un'attività imprenditoriale, che è questa comunque tua Urbino Incoming, che è quella attraverso la quale tu entri a far parte di questa invece novità che è Inside Marche Live. Sì, diciamo che Inside Marche Live è l'associazione dei principali tour operator incoming delle Marche e raggruppa quelli che sostanzialmente portano e fanno promozione in Italia e all'estero per fare accoglienza, quindi per portare turisti nella nostra regione. E da alcuni anni appunto ho avviato insieme alla mia socia questa agenzia Urbino Incoming, con la quale sono entrato proprio come socio in Inside Marche Live, e devo dire che questa pandemia nelle difficoltà insomma che ci ha provocato, perché comunque ricordo che il nostro settore è quello in assoluto più colpito, addirittura i dati Istat parlano di 90% e oltre di perdita di fatturato per questo settore appunto dei tour operator, però ci ha aiutato questo momento di difficoltà a ritrovarsi insieme, quindi a fare squadre in maniera coesa, sia dal lato appunto rappresentanza sindacale, istituzionale, quindi per tutelare le nostre imprese, che comunque rimane la necessità impellente, ma anche per ragionare insieme su eventuali progettualità future. Tu sei un grande appassionato, hai girato il mondo, qui mi hai mandato un appunto, 42 paesi visitati, adesso non li elenchiamo tutti, però a un certo punto hai scoperto che forse il posto più bello è il nostro, no? E hai deciso perlomeno di farlo scoprire a tanti che vengono sul nostro territorio, perché l'incoming questo fa, sostanzialmente l'incoming favorisce l'afflusso di turisti verso il nostro territorio, dandogli motivi per sceglierlo e per viverlo questo territorio, per cui vuol dire approfondirne molto la conoscenza, vuol dire valorizzarne le eccellenze, vuol dire fare un lavoro importante proprio anche di ricerca e, come posso dire, e di esposizione. Tutto questo in un territorio, naturalmente tu sei a Urbino, voglio dire, non è che ci sarebbe bisogno apparentemente di chissà che, e invece c'è bisogno tanto. Il punto di vista dall'interno è il punto di vista privilegiato dal quale io vorrei sapere qualcosa. Sì, noi soprattutto lavoriamo sia con tour operator agenzie italiane o straniere, ma anche col cliente finale, quindi B2B, B2C per capire, certo, no, in gergo tecnico. Spesso ci è capitato in questo anno difficile, annus horribilis del turismo, di dover anche spiegare un po' il nostro lavoro, perché non era così semplice da far capire, perché il nostro lavoro proprio consente anche a molti gruppi organizzati, quindi un turismo organizzato, di poter venire a visitare in maniera appunto, appunto coesa tutto il territorio, soprattutto della Regione Marche, ma tra i nostri colleghi insomma c'è anche chi vende poi l'Italia, perché comunque l'Italia rimane ancora per fortuna uno dei paesi più ricercati al mondo, insomma da altre nazioni, insomma da altri paesi. Però ecco, abbiamo dovuto spiegare prima che tipo di lavoro facevamo, quindi adesso ovviamente è chiaro, e soprattutto parlano anche i dati, perché su circa 10 milioni di presenze turistiche che pre-Covid diciamo nella regione arrivavano, circa 1 milione erano quelle che mobilitavamo noi, perché attraverso i gruppi, attraverso gli eventi di carattere sportivo, religioso, culturale, no, gastronomico, quindi abbiamo questo tipo di attività che consente di far conoscere bene il territorio, perché siamo molto radicati, cioè conosciamo esattamente qual è il ristorante più buono, qual è la guida più brava, qual è l'hotel più carino dove poter andare a soggiornare, quindi questo è un valore aggiunto, una professionalità che va tutelata, e non lo dico solamente per mio interesse, ma perché sarebbe difficile poi dopo ricrearle queste professionalità se venissero a scomparire con questa difficoltà che c'è stata. Esatto. Quindi questo è stato un po' il nostro lavoro fino adesso. Ovviamente adesso è un lavoro che va un po' riadattato, no? Anche ai tempi che corrono, alle difficoltà appunto sanitarie ed economiche, quindi anche il dopo Covid probabilmente sarà un po' diverso.
Io quando nell'attività che ho, che poi è la mia prevalente, quella di lo stesso accoglienza turistica legata a Pesaro, Pesaro Village, eccetera, avevo coniato molti anni fa una cosa che si adatta perfettamente a quello che hai appena detto, che era amico pubblico numero uno. Cioè è un po' l'idea che tu quando vai a trovare qualcuno, quando vai a scoprire un territorio, se hai un amico lì sul posto, lui ti fa conoscere i vari segreti, no? Questo è un po' il ruolo di un operatore di incoming che però ha appunto sede sul posto, quello di far scoprire le varie eccellenze e tutto quanto. Questa posizione naturalmente è una posizione che in questo periodo in qualche modo vi permette di approfondire un po' le cose. Questo momento di pausa vi ha dato la possibilità, secondo me almeno, non lo so, è una domanda quasi che ti faccio, di andare un po' più a approfondire. Io mi sto accorgendo, intervistando molti sindaci del territorio, che c'è un lavoro importante da parte dei sindaci nella valorizzazione di quelli che sono le varie eccellenze e nella, soprattutto, e questa potrebbe essere la novità, voglia di mettersi in rete, di capire che non finisce tutto nel perimetro delle mura, ma invece fuori ci sono altri perimetri, altre mura con le quali mettersi in rete e proporre. E proporre in espansione, no? Si parte appunto da un territorio che è un comune e poi si va a un territorio più ampio che può essere identificato come la provincia o come questi territori tematici e poi si arriva appunto, come dicevi prima, addirittura a proporre l'Italia come destinazione. Questo ho intuito bene oppure mi sbaglio su questo punto? No, non ti sbagli, sostanzialmente noi siamo marchigiani, no? Partiamo da questo assunto, quindi per carattere un po', no, individualisti, no? Un po' che ci facciamo, ci diamo da fare da soli, no? Abbiamo la tigna, no? Come si dice, però soprattutto questo periodo ci ha fatto comprendere a noi, come a tanti altri, che è necessario invece lavorare insieme, lavorare in maniera coesa. Primo perché comunque oggi piccolo non è più così bello, sicuramente tipicità va bene, però il piccolo fa fatica perché comunque non riesce poi dopo ad avere una capacità promozionale sui mercati, sicuramente italiani ma anche poi all'estero in futuro, che richiede insomma grandi investimenti, quindi grandi risorse. Quindi noi appunto nella nostra associazione siamo riusciti comunque a comprendere questa cosa, che può avere anche degli sviluppi interessanti per il futuro, soprattutto anche nella parte digitale. Quindi fare investimenti oggi nel digitale, che sono appunto investimenti molto importanti, se li fai insieme puoi avere una capacità più forte, insomma, di promozione, di arrivare dove appunto altri non arrivano. Poi le Marche naturalmente hanno una caratteristica che anche la Lonely Planet ci aveva riconosciuto, certo, quella dell'autenticità, cioè quella di essere ancora un luogo autentico, dove comunque le persone ancora sono reali, per così dire, non è un turismo di massa che si muove nei circuiti, certo, Venezia, Milano, Firenze, Roma. Non siamo un parco a tema, insomma. Ecco. Esatto, quindi diciamo le persone sono interessate probabilmente anche di più oggi, a seguito di questa crisi, a qualcosa ancora di più autentico, di più legato al territorio, di più naturale, spazi aperti, outdoor, no? Tutto il discorso della sostenibilità ambientale, del turismo green, quindi tutta quella parte là è una nuova frontiera, insomma, che noi possiamo assolutamente sfruttare. Quanti sono gli associati alla Inside Marche? Noi attualmente siamo 20, siamo praticamente la quasi maggioranza, diciamo, di quelli che poi sono in totale di questo albo regionale degli OTIM, appunto operatori turismo incoming Marche. Stiamo anche avendo anche altre adesioni, perché comunque l'attività che abbiamo svolto, anche le progettualità che abbiamo messo in campo interessano molto, e anche le relazioni istituzionali che abbiamo intessuto in questo anno difficile sono state molto importanti, dal Ministero dei Beni Culturali, la Regione, i Comuni, insomma tutti i vari enti con cui ci siamo confrontati, perché si è capito anche lì, come dicevi prima appunto bene dei sindaci, che se il pubblico e il privato riescono insieme a collaborare e a fare squadra, sistema, come si dice sempre, ma che poi non si è mai fatto, però oggi non è più solamente un concetto astratto, oggi è la necessità, perché comunque lo richiedono i tempi, lo richiede la competizione internazionale che è fortissima e lo richiedono comunque soprattutto anche il nostro territorio, perché comunque una persona che viene nelle Marche, no, io dico sempre che la differenza, si dice io vado in vacanza in Toscana, vado in Sicilia, vado in Puglia, invece quando viene nelle Marche dici vado a Urbino, vado a Pesaro, vado ad Ascoli Piceno, vado nel Conero, quindi non c'è un'idea di brand unitario generale, quindi già anche lì è la differenza, e invece dobbiamo riuscire
riuscire a fare quello. Certo. Se riusciamo a fare quello, riusciamo veramente ad essere molto competitivi e a creare soprattutto occupazione, certo, che è quello che ci serve. Certo. Mi spiegavi prima che ci sono dei prerequisiti per far parte dell'associazione, e questi prerequisiti fanno riferimento a una normativa, no? Questo mi sembra che sia anche un bel segnale di, come posso dire, di serietà. Cioè, chi fa parte dell'associazione, proprio per questi prerequisiti, in qualche modo si propone come ben strutturato, ben organizzato, insomma, con una serie di punti qualificanti che qualificano poi l'associazione. Sì, noi non siamo trasversali innanzitutto sulle competenze, sulle attività anche, non siamo concorrenziali molto tra di noi, perché c'è chi promuove il turismo sportivo, chi quello musicale, chi quello religioso, culturale, quindi questo è positivo. In più, sostanzialmente, tra virgolette, non imbarchiamo tutti, cerchiamo di tenere comunque un profilo di associazione che sia veramente rappresentativa dal nord al sud delle Marche, da est a ovest, e che abbia comunque veramente le peculiarità per poterci confrontare con le istituzioni e sviluppare dei progetti di rete in futuro che siano effettivamente competitivi. Può diventare un bollino di garanzia per chi fa parte dell'associazione? Potrebbe diventare, magari anche, perché magari anche altri possono. Potrebbe diventare anche il più grosso tour operator, diciamo, certo, della regione Marche, certo, se si lavora veramente insieme. Certo, certo, certo. Dal punto di vista dell'interno ci sono alcuni punti che verso i quali voi vi state muovendo, a livello proprio di i ristori, tutta la situazione adesso della pandemia, che poi ultimamente più che di ristori si parla di indennizzi veri e propri, no? Perché questi cali del 90, del 95% non vanno più solo ristorati, vanno proprio indennizzati in toto, tutto sommato. Sì, chiamiamoli come vuoi e li chiamino come vogliono, l'importante è che poi arrivino, esatto. Perché effettivamente la necessità impellente, quindi la priorità, è, come dicevamo all'inizio, è tutelare queste imprese, perché comunque sono molto particolari. Poi ovviamente il sostegno va su futuri progetti, quindi noi adesso abbiamo la necessità di ricevere ancora appunto dei sostegni da parte del pubblico, però gli imprenditori proprio per definizione non possono vivere solo di sussidi, cioè devono vivere di progetti, di idee, di creatività, e quindi quella ovviamente è la nostra visione, quindi non siamo lì solamente ad aspettare la manna che cade dal cielo, ma cerchiamo anche di sviluppare dei progetti insieme che possono essere appunto interessanti da sviluppare con le istituzioni e anche dal punto di vista commerciale. Sono queste nuove forme di turismo che sfociano anche un po' nel residenziale, no? Un regalo un po' strano della pandemia, no? C'è chi è andato in vacanza magari per più tempo, perché poi mentre era in vacanza lavorava anche, no? C'è anche una definizione, com'è che si chiamano? Sì, no, le chiamano tipo staycation, cioè persone che sostanzialmente... Certo che a nomi brutti ce la battiamo. Sostanzialmente nel 2020 cosa è successo? Che la pandemia ha portato molte persone a lavorare in smart working, no? Quindi di conseguenza anche ad andare in vacanza, ma continuando a lavorare in qualche modo. Le stime dell'Osservatorio Digitale di Milano del turismo parlano di circa il 40% di persone che hanno nelle strutture ricettive italiane anche lavorato mentre erano in vacanza, e questo appunto c'è stato effettivamente nell'estate scorsa una grande richiesta. Quindi questo cosa significa? Uno, che ci devono essere strutture ricettive qualificate che possano appunto essere attrattive, accoglienti al punto giusto, con il wifi veloce dappertutto, perché altrimenti se no non si può ovviamente fare questo. E poi comunque questo fenomeno era già partito in passato, se ti ricordi, con tutto quel discorso dei borghi minori, dove persone andavano a viverci, vendevano proprio case ad un euro, anche nel nostro territorio, no? Se ti ricordi, Cantiano, anche altro, no? Anche in Sicilia era successo. Questo secondo me è un fenomeno interessante che rimarrà anche dopo, cioè le persone oggi non è che non torneranno più nei grandi centri, non è che non si andrà più a New York come a Milano o a Pechino, ma c'è un maggior interesse per i borghi minori, quindi anche la regione l'ha capito, sta sviluppando dei progetti di tutela e di rilancio proprio di borghi minori, albergo diffusi eccetera, e perché comunque questi sono luoghi dove la qualità della vita è alta. Anche io stesso, no, nel mio piccolo, posso dire la mia esperienza, io ho viaggiato tanto e ho vissuto anche all'estero per un po' in Danimarca, però sono tornato e vivo volentieri in questo territorio, perché comunque è un territorio dove la qualità della vita è effettivamente alta, comunque dove le famiglie stanno bene, e ovviamente se adesso abbiamo anche la possibilità di fare dei lavori anche a livello internazionale, forse magari servirebbe un po' un miglioramento delle infrastrutture, no? Qui lanciamo un messaggio, certo, no, a chi ci ascolta, a chi di dovere, esatto, perché comunque per raggiungere questo territorio, è vero che comunque è bello anche un territorio incontaminato, però comunque bisogna raggiungerlo in ogni caso, in qualche modo. Qualcosa si sta muovendo, mi parlavi di un bel piano che sta organizzando Regione Marche,
col quale vi siete interfacciati? Sì, recentemente c'è stata la presentazione del piano regionale triennale del turismo, in cui tra le misure più importanti segnalo per esempio la creazione dell'agenzia del turismo, con cui noi abbiamo vorremmo avviare insomma un confronto che dovrà occuparsi proprio di promozione, e qui insomma dico in maniera molto chiara che è bene che la regione ovviamente si occupi della promozione, ma che la commercializzazione la facciano gli operatori privati. Poi soprattutto anche l'attività di promozione digitale, quello che dicevamo prima, cioè le persone oggi sempre di più attraverso lo smartphone fanno un viaggio prima, durante e dopo, e naturalmente tutto molto più immersivo, molto più esperienziale, però ovviamente questo non significa che il rapporto autentico, quindi l'autenticità non solo della vacanza ma anche proprio delle persone che sono nel nostro territorio non debba rimanere, ma è chiaro che attraverso le nuove tecnologie noi oggi possiamo fare cose che qualche anno fa erano impensabili. Certo, i famosi nomadi digitali che una volta erano visti solo partire, io ho il mio amico Paolo Vagnini, quasi omonimo, che vive e vissuto per parecchio tempo in Thailandia facendo l'ingegnere e realizzando progetti dalla Thailandia, diciamo che adesso non c'è bisogno di andare in Thailandia per fare il nomade digitale, ci si può anche spostare di qualche centinaia di chilometri, magari andare a cercare qualcosa esteticamente più piacevole e dal punto di vista salubre magari migliore rispetto a un centro cittadino. Questa potrebbe essere la nuova tendenza nella quale voi siete in qualche modo protagonisti comunque, no? Sì, diciamo che tra le nuove tendenze sicuramente si parla di un approccio molto unico ed esperienziale, cioè dove le persone comunque vogliono stare bene fondamentalmente, quindi ha a che fare molto anche col benessere, e sicuramente il nostro territorio su questo può veramente giocarsela da protagonista, però bisogna avere i servizi, questo è fondamentale, perché comunque quando un turista, ma in generale io credo che anche per le aziende chiunque, che non fanno turismo, certo, i servizi sono fondamentali, certo, perché comunque se si riescono ad avere i servizi anche in regioni piccole, magari meno conosciute, magari più difficili un po' anche come connotazione orografica come le nostre, però possono veramente essere forti, comunque giocare un ruolo importante nel panorama nazionale e anche europeo. Devi sapere che questa trasmissione è la trasmissione dove chi viene, che ha qualcosa da anticipare, trova l'occasione, e la trasmissione delle anteprime. Allora, siccome qualche anteprima ce l'hai e hai avuto l'ok per dircela, dicela, che sicuramente è una cosa che farà piacere a tutti quelli che ci stanno seguendo e che conoscono bene quello di cui stai per parlare. Ho veramente pochi secondi perché ci siamo allungati un po'. Sì, in chiusura sostanzialmente dalla prossima estate ci auguriamo riaprirà il famoso comunque rifugio Chalet Corsini, che molti pesaresi anche conoscono, certo, no? Molti del territorio della nostra provincia l'abbiamo preso in gestione con un'altra società appunto di Serravalle, che saluto e ringrazio della Pian del Bosco, e soprattutto però grazie questo al lavoro grosso della Sciovie Montenerone, che comunque ha ristrutturato questa bellissima struttura, quindi facendone un luogo con un ristorante, bar, alloggi e posto appunto per girare trekking in bicicletta, quindi veramente un posto nuovo che tutte le persone del nostro territorio e anche oltre ritroveranno appunto sulle cime del Monte Nerone. È un ricordo, è un ritorno al passato, perché sicuramente il rifugio Corsini è nel cuore di tanti che hanno incominciato a sciare al Monte Nerone e che si dovevano rifugiare nei momenti in cui il Monte Nerone tradiva un po' le aspettative, magari con una bufera improvvisa, allora via dentro il rifugio insomma. Certo, no, ma soprattutto anche rispetto a quello che dicevamo prima, può essere un luogo nuovo di questo turismo, certo, sostenibile green, che tanto appunto potrebbe essere ricercato. Bene, segnatevelo perché andremo sicuramente a trovare Federico, ti troviamo lì però se veniamo. Sì, sì, spero da quest'estate, Covid permettendo. Va bene, Covid permettendo. E allora, è stato con noi Federico Scaramucci, Inside Marche Live e tanto altro di cui abbiamo parlato. Prima di lui Alfio Magnesi di Due Stamp, prima ancora Filippo Gasperi Online, sindaco di Gradara. A questo punto, ringraziandoti ancora per essere stato con noi, e mi raccomando, qualunque grazie aggiornamento, viencelo a riportare, vienci a raccontare. E noi vi diamo appuntamento con la prossima trasmissione in diretta per lunedì e naturalmente con le repliche di Casa Rossini agli orari consueti che ormai avete imparato a conoscere. Grazie a tutti, grazie ancora Federico Scaramucci, e ci grazie a voi sentiamo tutti. Presto, restate sempre con i programmi di Rossini TV.